Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Governo, Lupi si dimette, lascio a testa alta. Calcio, inchiesta su crack Parma, perquisizioni a Collecchio. Lavoro, il 55% dei giovani lo trova grazie alle segnalazioni. Lascio il governo a testa alta, guardandomi negli occhi. Non ho commesso nulla di illecito. Maurizio Lupi, ministro delle infrastrutture, ha annunciato le sue dimissioni alla Camera in seguito all'inchiesta su tangenti e grandi opere. Le accuse che mi sono state mosse sono immotivate e strumentali, ha detto Lupi. Non ho mai fatto pressioni per procurare un lavoro a mio figlio. Perquisizioni in diverse città nell'ambito dell'inchiesta sul crack del Parma Calcio. Oltre 80 uomini, tra finanzieri e carabinieri, stanno sequestrando documenti e contabilità utili alle indagini tra Roma, la provincia di Brescia e Collecchio. In corso anche perquisizioni domiciliari a carico di alcune persone indagate nell'ambito dell'inchiesta. Solo 4 giovani su 10 si rivolgono ai centri pubblici per l'impiego per trovare lavoro. Il 55% invece ricorre alla mediazione di parenti e amici. Un canale quasi istituzionalizzato, quello delle raccomandazioni, dovuto, ricorda l'Istat, alla scarsità dei canali di informazione e soprattutto alle inefficienze del sistema pubblico di intermediazione. Aumentano i prezzi delle uova di cioccolata e delle colombe pasquali, con una crescita media del 2%, a segnalarlo è l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Si prospetta invece una contrazione dei consumi relativi ai prodotti pasquali di circa il 7% rispetto al 2014. Quasi 3 famiglie su 10 non si fidano dell'acqua di rubinetto, lo rileva l'Istat in occasione della giornata mondiale ONU che si celebra il 22 marzo. Nonostante questa sfiducia, gli italiani hanno ridotto però il consumo di acqua minerale, segno evidente della crisi secondo i consumatori. Oggi è una giornata davvero importante per Pompei. L'Italia restituisce al mondo altre meraviglie. Lo ha detto il ministro Dario Franceschini in occasione della riapertura della Villa dei Misteri a Pompei, dopo quasi 2 anni di restauri e 3 mesi di chiusura al pubblico. Noi oggi, ha aggiunto Franceschini, diciamo con orgoglio al mondo, a Pompei abbiamo voltato pagina. La Juve affronterà il Monaco nei quarti di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. I bianconeri giocheranno l'andata contro i transalpini in casa e il ritorno nel Principato. Questi gli altri accoppiamenti: Paris Saint-Germain-Barcellona, Atletico Madrid-Real Madrid, Porto-Bayern-Monaco.